Benvenuti alla nuova puntata di Dal Vivo. Quest'oggi parleremo di archeoplastica. Insieme con noi in collegamento il dottor in scienze ambientali Enzo Suma, che ci spiegherà meglio di questo progetto. Benvenuto Enzo. Buongiorno, buongiorno a voi. E per iniziare le chiederei di spiegarci in che cosa consiste il progetto di archeoplastica e come nasce questo progetto. Sì. Archeoplastica è un progetto di educazione ambientale, quindi è un progetto di sensibilizzazione sul tema dell'inquinamento del mare causato dalla plastica. È nato qualche anno fa, ecco, come idea, con il ritrovamento del tutto casuale in spiaggia di uno di quegli oggetti che poi oggi è in mostra a Milano, a Carugate. E, si trattava di una crema solare, addirittura era datato tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. Pensate un po', il mare che restituisce un oggetto che noi abbiamo utilizzato, un contenitore, dopo 50 anni, dopo più di 50 anni, ancora perfettamente integro, riusciva a leggere anche qualche dettaglio. Da allora ho iniziato a fare attentamente attenzione, no? A tutto quello che il mare restituiva, e quando raccoglievo in spiaggia cercavo di mettere da parte tutti quegli oggetti che avevano più di 40 anni. Da allora, insomma, ho accumulato un po' di materiale e poi ne è nata l'idea di realizzare proprio una mostra con questi oggetti per far capire alle persone che la plastica ha tempi di degradazione lunghissimi e che il mare riflette quelle che sono quello che è il nostro sistema, il nostro modello di consumo attuale basato sull'usa e getta, perché poi la stragrande maggioranza dei contenitori che noi troviamo in spiaggia sono contenitori usa e getta, no, monouso. Da lì è nata poi una serie di mostre di archeoplastica itineranti, e una delle quali si trova all'interno di un altro contenitore, che un altro progetto di educazione ambientale che si chiama The Plastic Cage, che è presente proprio al Carosello in questi giorni, al centro Carosello di Carugate, fino al 29 settembre. Ok, e saprebbe indicarmi quali tra i reperti esposti, quelli che sono più meritevoli di attenzione e che importanza ha la loro datazione, se ha un'importanza? Sì, la datazione è fondamentale, datarli è fondamentale perché ci aiuta a capire, a collocarli nel tempo, no? Quanto sono, diciamo così, datati, quanto sono vecchi. E in mostra attualmente ci sono oggetti di vario tipo, di categorie diverse, dai detergenti, detersivi, alcuni erano proprio molto conosciuti e ogni tanto capita di rincontrarli in spiaggia proprio perché erano molto utilizzati in passato, ma ci sono anche dei giocattoli, ci sono dei contenitori di gelato che spesso, insomma, li mangiamo in spiaggia, no? Quindi e a maggior ragione, più di altri oggetti, diciamo che è più probabile che si possano trovare in spiaggia. E c'è un giocattolo, un vecchio Goldrake della fine degli anni 70, primissimi anni 80. Molte persone ricorderanno di quegli oggetti perché magari ne hanno memoria, e quindi c'è anche un po' quell'effetto nostalgia, no? Su quegli oggetti, che rende ancora più amara quella presa di coscienza del fatto che quegli oggetti non dovevano essere lì in spiaggia, no? Erano dei rifiuti che il mare poi ha, come dire, ha risputato fuori, ha restituito. Però c'è anche chi magari non ha memoria di quegli oggetti e li guarda con molta curiosità. L'obiettivo è sempre quello di far capire alle persone che addirittura i rifiuti che arrivano in mare sono anche così vecchi di 40-50 anni, e gradualmente il mare, con le mareggiate, soprattutto d'inverno, li restituisce. Va bene, grazie mille. E l'ultima domanda, prima di concludere, volevo chiederle quindi qual è l'obiettivo, di ripetere qual è l'obiettivo di questo progetto e in particolare a chi si rivolge. Sì. L'obiettivo del progetto è chiaramente far capire alle persone che la plastica ha tempi lunghissimi, però anche mostrare quelle che sono le conseguenze di uno, come dire, di uno sbagliato smaltimento della plastica, di uno scorretto, come dire, conferimento di un rifiuto. Se in qualche modo va a finire nell'ambiente naturale, potrebbe magari andare a finire in un corso d'acqua e poi arrivare al mare. È così che probabilmente noi abbiamo trovato in spiaggia degli oggetti di 40, di 50, di 60 anni fa. Chiaramente il progetto è rivolto a tutti.
tutte le persone di qualsiasi fascia d'età, da chi ha memoria di quegli oggetti di 40-50 anni fa, fino anche ai bambini, perché ci sono anche spesso molti giocattoli o contenitori di gelato molto curiosi, come la famosa pipa gelato o i bastoncini del ghiacciolone che noi utilizzavamo negli anni 80 per comporre dei piccoli giochi. Sicuramente anche i più piccoli guarderanno gli oggetti con molta curiosità, imparando però anche delle cose importanti sul problema della plastica. Del resto, proprio durante le mostre si terranno anche tanti laboratori didattici proprio pensati per i più piccoli, per i bambini. Ok, grazie mille, la ringrazio moltissimo di aver partecipato al nostro collegamento e con questo grazie a voi. Le auguro un buon lavoro. Arrivederci. Grazie a voi.